Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, farò queste pizze con questo tipo di farina burattò di tipo 2 del Molino Marino, che ha 15 grammi di proteine, quindi molto adatta a una lunga lievitazione. Ho preparato l'olio, che è un cucchiaio, l'acqua, trovate le dosi in descrizione all'inizio, i licoli. Inizio a mettere subito l'acqua direttamente nella ciotola e giro così con un cucchiaio, continuo poi a mettere acqua e ci verso subito i licoli. Scusatemi un attimo, ecco qua. Questo è il mio licoli che ho rinfrescato 2-3 ore fa. Ok. Ho messo la ciotola sulla bilancia perché lo peso il licoli che erano più di 100 grammi, ne metterò 80 grammi. Bene, metto ancora acqua. Continuo così semplicemente. Naturalmente, se volete fare con la planetaria potete anche farlo. Però io per la pizza preferisco procedere in questo modo, con il cucchiaio, come sto facendo ora. Metto ancora dell'acqua. Controllo fino a che non l'ha assorbita bene, così mi regolo anche se devo metterne di più o di meno, perché in base alla farina io sto usando questa farina di tipo 2 che però ha 15 grammi di proteine, però anche se usate altre farine vedete voi, questa è una farina specifica per pizza di tipo 2, quindi l'impasto rimarrà un pochino scuretto. Metto l'olio, questo è pressappoco un cucchiaio di olio, sono 10 grammi all'incirca. Posso anche continuare così con la mano, con il pugno chiuso, ad impastare, faccio assorbire bene l'olio e poi ci metto anche il sale con il resto dell'acqua. Accelero un pochino perché sennò ci annoiamo, eh. L'impasto, come vedete, rimane un pochino grezzo e appena finito di impastare lo lascio riposare un'ora. Eccolo qua, lo copro con un telo e lo lascio riposare un'oretta, diciamo 40-45 minuti, va bene. Dopodiché faccio qualche giro di pieghe in questo modo. Ok, con le pieghe vedete che si compatta un pochino di più e poi lo trasferisco su questa ciotola, dentro questa ciotola che ho oliato un pochino e lo lascio a temperatura ambiente prima di metterlo in frigo. Quindi l'ho lasciato a temperatura ambiente un'oretta, l'ho messo in frigo e questo è il risultato dopo 3 giorni di lievitazione. Allora, diciamo che io l'ho tirato fuori la mattina sul tardi e poi verso le 2 ho formato le palline, l'ho diviso per 3, vedete? Quindi complessivamente le ore di lievitazione sono all'incirca 72 ore. Adesso faccio queste palline, questo è il procedimento che si fa di solito con le pizze, io ce ne farò 3, e le farò sottili, quindi se voi volete fare una pizza più alta, magari ne fate 2, oppure potete fare anche una focaccia, una teglia, una focaccia un pochino più alta. Io farò 3 pizze sottili, avvicino i lembi così. E poi arrotondo con le mani e adesso queste palline vanno lasciate lievitare ancora per 3-4 ore, dipende sempre dalla temperatura.
Allora, adesso questi panetti li metto dentro la mia cassettina di legno, ci metto un telo, insemolo verbenino, metto il telo tra un panetto e l'altro, li lascio lievitare ancora per 3-4 ore fino ad arrivare alla sera. Adesso me ne sto allargando uno con le mani, il primo, nel frattempo porto il forno a temperatura 250-260 anche. E mi preparo i panetti, mi allargo le pizze. Allora, io userò il matterello, però leggero, proprio lo appoggio sopra, leggerissimo, giusto per affinare un pochino le pizze. E a noi piacciono così. Voi, se volete, fate la classica napoletana con i bordi un pochettino più alta. Vedete? A mio marito specialmente piace molto sottile la pizza. Volevo dire che se volete accorciare i tempi potete farlo, invece di 3 giorni tenete 2 giorni in frigo e poi lo tirate fuori per far riprendere la lievitazione. Allora, appena ho messo un po' d'olio, ma pochissimo, l'ho spennellato la teglia con l'olio, potete anche non mettere niente. La copro con la pellicola e mi preparo gli altri panetti. Ecco qua, vi faccio vedere anche quest'altra stesura. Naturalmente io non faccio sempre pizze, quindi non è che ho quella manualità che hanno i pizzaioli, quindi però ecco, piano piano sto imparando. Sul canale ci sono già altri video, vedete, ci sono anche belle bolle e quindi faccio quel che posso, ma a detta dei miei familiari, di mio marito, mia figlia e mio nipote, le pizze sono buonissime. Poi a me piace anche andarla a mangiare fuori, quindi non è che sto sempre a fare pizze. Mi piace anche uscire il sabato sera, andare in pizzeria. Però ecco, ogni tanto ci divertiamo a farle a casa con il lievito madre. Ok. Il forno nel frattempo si è scaldato per benino. Io ho tolto la teglia perché poi metterò sulla griglia i suoli e prima li metto sotto a contatto e poi sulla griglia. Allora, ho preparato il condimento, quello che avevo in casa, naturalmente il pomodoro già condito con l'origano, olio, sale. Farò una sorta di capricciosa. Qui con le patate ne potevo mettere anche un po' di più, a mio nipote piacciono tantissimo. E quindi quello che ho in casa, poi ne farò una rossa e vediamo sopra si può andare a piacere mozzarella o lasciarla direttamente rossa. Ok, ho messo questa teglia sotto a contatto per almeno fino a che non diventa dorata sotto e guardate com'è bella. Qui il taglio, naturalmente l'abbiamo mangiata subito calda. Questa è la seconda, vedete? È sottilissima anche questa, sotto è ben cotta. Una volta cotta sotto, dicevo, metto il suolo, la teglia sulla griglia a metà, così si finisce di cuocere per benino. Beh, che dire, buona, è croccante, croccantissima, è veramente buona. E bene, amici, naturalmente potete fare come volete, farcirla a modo vostro. Intanto vi saluto e ci vediamo prestissimo per un altro video. Ciao ciao!